Ad una manciata di chilometri da Bari, Triggiano è la città delle lame, letti di fiumi antichi che milioni di anni fa solcavano il territorio. La città della storia antica celata tra gli ipogei, il luogo del sapore antico, quello del pane appena sfornato. Triggiano è in una posizione strategica perché si trova proprio a pochissimi chilometri da Bari ed è perfettamente collegata sia a tutto l'entroterra barese sia a tutta la costa, diciamo, del sud barese. Il racconto della storia della città pugliese parte dal primo nucleo abitativo. Siamo nella zona della Lama San Giorgio, dal 1997 nella rosa delle aree naturali protette della regione Puglia e parte dell'istituendo Parco Lama San Giorgio e Giotta, che comprende altri 6 comuni oltre a quello di Triggiano. Strade romane, menhir, tombe, quasi 4 chilometri di grotte, molte delle quali ancora oggi percorribili. Sono questi gli ingredienti di un luogo dai tratti unici, tutto da vivere percorrendo i tanti sentieri che lo attraversano. Questo è uno dei tratti della nostra lama che è caratterizzato dal solco erosivo che col suo alveo sinuoso arriva fino al mare. Questo tratto è il tratto lungo l'alveo. Da un po' di tempo vengono utilizzati per dei sentieri trekking e di mountain bike. Sicuramente Triggiano offre dei parchi molto belli dove poter trascorrere la giornata. Uno di questi è Parco Nassiria, area valorizzata come luogo commemorativo dell'evento storico dell'attentato terroristico, attraverso la dotazione di 19 stele illuminate di notte, una per ogni vittima dell'attentato, e un murale dal titolo The Endless River, che riproduce 19 alberi spezzati al pari delle vite italiane perse. Parco Nassiria è un parco molto importante per la cittadinanza, realizzato durante questa amministrazione, ha vinto anche un premio molto importante a livello nazionale che è il premio delle 100 mete. All'interno del Parco Nassiria abbiamo un parco inclusivo, forse il primo parco realizzato in tutto il Meridione, ma sicuramente in Puglia, sopra il quale appunto possono accedere anche ragazzini con delle gravi disabilità. Ancora poco documentato nei testi scritti, il passato di Triggiano è ben presente sotto i nostri piedi. Luogo millenario, simbolo della storia della città, è la chiesa dedicata a Santa Maria Veterana. L'evoluzione storica di questa comunità è qui immortalata sotto i nostri occhi. La chiesa di Santa Maria Veterana è un luogo quasi fantastico perché passiamo dall'anno 1000 fino ai nostri giorni. Proprio in questo luogo noi ci troviamo nella chiesa medievale, la chiesa fu realizzata nel 1079 dai Normanni che avevano da poco conquistato Bari, ma c'è una particolarità. Guardando attentamente la parte esterna dietro l'abside è stato scoperto che al di sotto del camminamento originario dell'anno 1000-1100 sono stati utilizzati dei conci meno pregiati, sicuramente materiali di risulta, che servivano per le fondazioni della chiesa. E in alcuni punti di queste fondazioni è stato scoperto che le pietre erano affrescate. Probabilmente, prima ancora della chiesa medievale, in questo luogo esisteva un'altra realtà. Una realtà che è quasi una leggenda, vuole ricondurre al 733. La chiesa medievale nel 1580 fu abbandonata perché il paese era diventato così grande, quindi furono costretti a realizzare una chiesa più capiente, più moderna. Ed è la chiesa di Santa Maria Veterana che abbiamo sulla nostra testa. Ma intorno a questa realtà ci sono ulteriori ipogei che fanno parte degli ipogei civili che contornano tutta la chiesa, diciamo, di Santa Maria Veterana. Mentre i sotterranei si fanno scrigno di storia, la chiesa raccoglie opere di indubbio pregio. Il rosone, ricamo a 23 raggi, ci anticipa le bellezze interne. Da oltre 400 anni, qui è conservata la tela più bella e affascinante di Triggiano, l'ultima cena del fiammingo Hovich. Pitture del sacerdote Nicolò De Filippis, appartenente alla scuola napoletana del Solimena, adornano il soffitto.
Legata al culto di San Martino è la storia dell'antica pieve di San Martino e della chiesa della Madonna della Croce, eretta nel 1606 e sino al 1700 elevata a santuario. Qui si trova la cona, antico affresco. La Madonna in trono con il bambino Gesù circondato dai due santi protettori della peste, San Sebastiano e San Rocco, e da centinaia di anni amatissima dal popolo, che la venera quale immagine misericordiosa e miracolosa. Facciamo tappa al convento di San Francesco d'Assisi. In questo luogo, a partire dal XV secolo, si consolidò il culto verso la Beata Vergine Addolorata, di cui si conserva la preziosa effigie tutelata dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Puglia. Affreschi di Fra Tommaso da Trigiano adornano lo spazio sacro. Nel cuore del centro storico della città si trova il simbolo della preziosa tradizione. Accompagnati da Giuseppe, riscopriamo il fascino del Forno Grande. Il Forno Grande ha delle origini molto antiche, con molta probabilità risale al 1600. Il forno veniva mandato in pressione bruciando le bucce delle mandorle. La nostra famiglia si sta attivando al fine di trasformare questo forno in un museo, nel cercare soprattutto di puntare sul recupero delle nostre tradizioni e delle nostre origini, perché Trigiano è la città del pane. Il pane viene spesso accompagnato da altri ingredienti genuini, quali pomodorini e verdure stufate. La cottura nell'antico forno dei tradizionali taralli, della focaccia e delle paste di mandorla restituisce un sapore unico e rarissimo. Trigiano è un connubio tra cultura, arte, tradizione e natura. La Casa della Cultura Rocco di Cillo nasce dalla riconversione dell'ex mercato coperto. Abbiamo una saletta destinata all'educazione, alla lettura dei più piccoli. Invece il primo piano è destinato ai ragazzi più grandi, quasi esclusivamente universitari, che ogni giorno si recano qui per poter studiare in pace e in tranquillità. Il teatro presenta un ampio palcoscenico e circa 160 sedute molto comode. La Casa della Cultura è importante, che l'abbiamo intitolata Rocco di Cillo, perché questo nostro concittadino ha perso la vita nella strage di Capaci con il giudice Falcone, la moglie e tutta la sua scorta. Grazie anche alle numerose associazioni presenti sul territorio che collaborano in gran sintonia con l'amministrazione, è possibile assistere in vari momenti dell'anno a sagre di prodotti tipici e feste religiose. Uno dei momenti più belli della nostra comunità è quando, il sindaco in rappresentanza di tutta la città consegna le chiavi alla nostra santa patrona, che è la Madonna della Croce. Noi non abbiamo soltanto un momento, di consegna delle chiavi, ma abbiamo anche tutto un rito che si ripercorre da centinaia di anni, quindi il sindaco fa tre inchini alla Madonna consegnando tre simboli diversi in rappresentanza dei vecchi ceti sociali. Veramente io invito tutti coloro che sono interessati a venire a Trigiano anche in occasione della terza domenica di settembre per poter vedere non solo la consegna delle chiavi, ma anche per organizzare un autentico tour in giro per il paese. Dalla fontana di Piazza Lombardi, monumento dedicato all'acqua e scultura dove si intrecciano una porta, uno stilizzato simbolo del DNA umano e una lastra di ghiaccio, omaggio alla nostra terra, vi diamo appuntamento nella bellissima Trigiano, dove potrete assaporare tutte le bellezze della terra pugliese.